Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo di nuovo in questo mondo misterioso che ovviamente l'ho avviato, eh. Ho avviato così e ha incominciato a apparire cose strane. Penso che ci sia qualcosa in questo mondo. Ancora non abbiamo visto niente. Un altro villaggio. Io andrei subito a dare un'occhiata, perché vi giuro, in qualche modo mi sento, non lo so, spiato da qualche parte. Mi dà tanto questa sensazione. Non ho potuto vedere i commenti del primo video, perché purtroppo per ora i primi video saranno una serie di video ovviamente che, cioè, spero che vi abbia catturato, spero che ovviamente, se vedete questo video, ovviamente la vostra attenzione vi ha un po' catturato. Vediamo un po' come si può svolgere questa avventura. Allora, sembra un villaggio normalissimo, ma veramente normale. Poi non lo so. Vediamo. Cos'altro ci riserva questo mondo? Non lo so. Sento che non sono da solo. Cioè, questo mondo mi dà proprio questa sensazione, ragazzi. Quindi, non lo so. Vediamo. Dovrebbe essere un deserto questo. Però non ho preso altro perché ora come ora non, cioè, non ci serve altro. Per ora è un mondo solo esplorativo. Poi se mi dite che possiamo anche continuarlo, allora ci faremo la serie. E ovviamente cercherò. Guardate, altra piramide. Altra piramide. Vi ricordo che ne abbiamo trovate tre di là, una da quelle parti lì in pietra muschiosa e una torcia di redstone che ho ancora nell'inventario. Strano. E questo dovrebbe essere un deserto. Vediamo. Vediamo se troviamo qualcosa, anche una piramide, così possiamo prendere le sue risorse. Però la vedo un po' bigia. Non ho blocchi, quindi io direi che prendo un po' di sale. Però con questa lentezza, no. Mi raccomando, non prendiamola con questa lentezza. Facciamo due pale. Vai. Inizierei ad andare qua su un po' per
per vedere se questo deserto è degno di essere esplorato, perché altro. Perché dovremo controllare anche un po' le grotte, eh? Perché non è detto che ci possa essere qualcosa fuori. Qua non sembra esserci niente. Qua invece no. Neanche qui. Io direi di andare laggiù dove c'è anche quella caverna. Speriamo di trovare anche qualcos'altro, perché ormai questo posto mi ha... cioè, questo mondo mi ha messo curiosità. Vi giuro, proprio curiosità. Torniamo un pochino perché c'è da scappare, dobbiamo scappare. Andiamo di qua. Ragazzi, ma è asimmetrica. Ragazzi, io non potete capire, ho la pelle d'oca. Veramente la pelle d'oca. Una stanza asimmetrica. Allora, facciamo un po' di luce. C'è... ragazzi, guardate qui, io non la voglio rovinare. Ma che c'è? Boh, questa è una stanza asimmetrica, proprio messa per bene. E non è possibile una generazione del mondo così. Vi giuro, non è possibile fare una cosa del genere. Allora, io direi di fare un altro waypoint. Stanza asimmetrica. E ci mettiamo veramente una torcia. Poi riverremo con calma a riesplorare qui, perché mi ha fatto venire la pelle d'oca davvero. Quello significa che qua c'è un villaggino, quello là. Però non mi ricordo da che direzione bisogna guardare. No, c'è un villaggio. No, non c'è un villaggio. Ok. Allora, facciamo una cosa. Così non ci può rompere le scatole. Ma ci può rompere le scatole questo. Ok. Un Enderman. Allora, io direi di vedere qui. È un pozzo. E mi pare che da questa parte qua ci sia un villaggio. Spero. Via, 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 scappiamo. Ok. No, non c'è un villaggio. Mannaggia. Cioè, ovviamente dopo un bel paio di blocchi, questo. Però strana, una stanza asimmetrica, una stanza...
Oddio, mi pareva che abbia visto. Di aver visto qualcuno che ci osservava. Invece era quello zombie. Allora, io direi di dormire e andiamo da questa parte. Questa parte, scusate, ma il mio senso dell'orientamento è proprio paragonato a quello di un moscerino. Ok, io direi di ritornare. Allora, oh ragazzi, guardate, non l'ho tirata io, ce l'ho nel mio inventario, eh. Qua c'era una torcia di redstone e non l'ho messa io, ragazzi, vi continuo a dire che non l'ho messa io. Là c'è anche un blocco di frutto. Piramide. Molto bene. Abbiamo trovato la nostra prima piramide. Sì, però vorrei andare nella terraferma, eh. Molto, molto bene. Molto, molto bene. La nostra caccia sta diventando proficua. Vediamo se c'è qualcosa di strano anche dentro la piramide. Si sa mai che fosse cambiato qualcosa. Allora, facciamo una cosa. Siccome bisogna stare attenti perché c'è la trappola. Direi di prenderci anche la trappola. Subito disinneschiamola. Benissimo. Allora, che cosa troviamo? Niente. Questo ci può servire. Ok. Io direi di prendermelo. Si sa mai. Ma è un po' misero. Veramente un po'. Un po' troppo misero. Peccato. Speravo che ci fosse qualcosa. Speravo. Qua
qualcosa di... più che altro di qualcosa di utile. Allora, io continuerei per questa strada. Vediamo un po'. Ragazzi, siamo già a 2 torce di redstone. E direi un attimo di provare a entrare un po' nel vivo, trovando qualcos'altro. Che mi pareva di aver visto qualcosa, però vabbè. Piramidina, ma molto piccola questa volta. Guardate, questa è proprio piccola piccola, eh. Vediamo se c'è qualcosa sotto. No, no, rimettiamola com'era. Tante volte succedesse qualcosa. Allora, voglio provare anche a trovare dell'oro. Vediamo se troviamo altri portali, perché quelli precedenti non c'era l'oro. Però voglio il blocco d'oro. E forse, forse avete capito che cosa voglio provare a fare. Vorrei provare a fare il totem di Herobrine e anche ad accenderlo, per vedere se veramente succede qualcosa. Perché quelle piramidi mi danno di tanto di Herobrine. Ma veramente tanto, tanto Herobrine. Perché non si può spiegare che ho trovato un'altra torcia di redstone. Però vabbè, sarà un bug, quindi lasciamo perdere. Cioè, posso anche lasciar perdere e non pensarci più. Un altro villaggio. Sto sudando, ragazzi, fa veramente caldo. Cioè, sono tornato... Oh, ho visto qualcosa e mi dà proprio la conferma di quello che penso. Ragazzi, guardate, non le ho fatte io queste. Guardate. Una torcia. Oddio. Oddio, ragazzi, ditemi cosa ne pensate, perché non è una cosa normale questa. Questa è stata fatta da qualcuno e non lo so, io mi sento sempre osservato da qualcosa e mi guardo attorno, ma non c'è praticamente nessuno. Cioè, vi giuro, non c'è niente. Però è strano una cosa del genere. Cioè, proprio trovarla in natura, questa roba, non è possibile. E mi dà davvero la inconfutabile prova che qui c'è Herobrine. Veramente. Quindi non era solo una leggenda. Cioè, non è solo una leggenda. Allora può esistere. Sto guardando anche se c'erano delle cave.
Ragazzi, l'avete visto anche voi? Cioè, io per un attimo mi sono girato e c'era qualcosa. Non lo so, o è la mia... forse la mia immaginazione? Forse veramente mi sto facendo influenzare? Ragazzi, io direi che ci si può salutare in questo modo. Ho la pelle d'oca, ragazzi, veramente la pelle d'oca. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando. Pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Dobbiamo arrivare in fondo a questa storia. Ciao ragazzi.